Il prossimo pezzo, dal titolo Eufonia, è dedicato a Maria Grazia Mazzocchi, amica diletta, amica dell'arte, amica nostra. Di questo pezzo vorrei dire qualcosa di meno astratto, ossia che durante l'attività di compositore che dura ormai da molti decenni ho avvertito, dopo la entusiastica adesione alle suggestioni delle avanguardie, la necessità, dicevo, ho avvertito la necessità di riflettere su alcuni aspetti della musica colta contemporanea influenzata dalle avanguardie che non sembravano essere convincenti. E allora si trattava di individuare che cosa non fosse soddisfacente. Una delle prime risposte che mi sono dato era l'eccesso di intellettualismo, l'abbandono di un codice socialmente condiviso, qual era quello tonale, ma non perché non occorresse lasciarlo, ma perché lasciare un codice in assenza di uno che lo sostituisse e che avesse ugualmente un valore socialmente condiviso fu forse un errore. Ora, questo argomento, che è stato affrontato da altri con ben altra lucidità, cito per esempio il racconto Dialogo dei massimi sistemi di Tommaso Landolfi. Dialogo dei massimi sistemi. Ebbene, questo problema del codice, della conoscenza del codice, della babilicità che il non disporre di un codice condiviso può produrre, è detto in modo magistrale. Pertanto, chi volesse approfondire questo argomento troverà il racconto di Tommaso Landolfi. Ebbene, il mio lavoro durante questi decenni è consistito nel cercare di insufflare nella musica colta contemporanea qualcosa che non fosse soltanto una sperimentazione, che non tenesse conto di alcunché d'altro. E quindi ho impresso, o presumo di aver impresso, alle ultime composizioni che avete presente, che questa composizione Eufonia risale a poche settimane fa. E quindi è frutto di una lunga riflessione che mi ha condotto a rivalutare la percezione. Ossia, sono confluite nella composizione molte istanze e alla composizione strane. Per esempio, l'ideologia. L'ideologia ha trionfato negli anni aurei delle avanguardie, così come escogitazioni forse prive di una motivazione che non fosse quella della sperimentazione del nuovo. Comunque sia. Ebbene, io spero che questa evoluzione in direzione di una musica che comunichi sì se stessa e soltanto se stessa, ma comunichi, cioè che non sia di impedimento a un'empatia di chi ascolta. Grazie. Thank you.